Cari colleghe e cari colleghi, buongiorno. Ci troviamo a Venezia, precisamente alla Giudecca, presso il bellissimo hotel Hilton Molino Stachi, una struttura stupenda dell'Ottocento, presumo, insieme a Dario Piana e Paolo Sacchi, rispettivamente presidenti del GAMA e del MAGAP, alla celebrazione del primo congresso GAA. Bene, io chiedo subito a Paolo Sacchi di spiegarmi bene questo percorso di integrazione dei due soggetti politici in un unico soggetto politico che si chiama appunto GAA e di farci capire quali sono le strategie che vi hanno mossi per giungere a questo risultato. Allora, noi ci siamo basati soprattutto su un razionale politico, cioè per noi era importante avere le stesse idee e che queste idee in qualche modo fossero quelle che venivano portate in dota dalla nostra associazione e dai nostri associati. Quindi l'obiettivo era avere un'unica casa comune attraverso la quale fare una futura rappresentanza. Abbiamo valutato varie soluzioni per raggiungere l'obiettivo e la soluzione che ha meglio, come dire, risposto a questa modalità è stata un restyling dell'attuale gruppo Agenti Milano Assicurazioni che attraverso, diciamo, una modifica statutaria ha adeguato la propria denominazione, il proprio statuto. E una norma transitoria che consente agli iscritti MAGAP di iscriversi nel nuovo gruppo agenti e di andare a costituire una nuova compagine con doppia governance fino al prossimo congresso elettivo che vedrà poi un'unica giunta esecutiva e un unico, come dire, nomina degli organi di rappresentanza. Benissimo, allora a Dario chiedo quali sono stati i passaggi attraverso i quali si è giunti a questo punto e in cosa consiste, insomma, il vantaggio di aver unificato due gruppi, sebbene in prospettiva, nei rapporti anche con la mandante. Come diceva Paolo, sono stato il primo, quello di uniformare e preparare le regole per la convivenza comune, diciamo così. E quindi abbiamo costituito una commissione di lavoro che ha preparato questo terreno e ha uniformato quindi le regole e fin tanto che da ieri abbiamo in una parte straordinaria del congresso GAMA, nella parte straordinaria abbiamo approvato lo statuto e le norme transitorie e quindi da oggi noi siamo non più GAMA ma Gruppo Agenti Allianz. Con questa operazione nel congresso straordinario ratifichiamo quindi le cariche e contemporaneamente i colleghi ex MAGAP, come diceva Paolo, con adesione singola faranno la domanda di partecipare a questo gruppo. Quindi un nome unico e faremo le rappresentanze fino al prossimo congresso straordinario che delibererà la normalità del percorso che abbiamo messo in atto. È formalmente iniziata una nuova epoca, diciamo così. Per noi anche un evento quasi storico, direi. E quindi questo Snashan l'ha ritenuto opportuno e anche necessario essere presenti proprio per come dire, lasciare una traccia di questo momento così importante. Bene, nel focus delle relazioni industriali, che cosa porrete e avete posto fino ad oggi con la mandante? dei temi con la mandante ne abbiamo parecchi sul tavolo, però adesso in questi 2 giorni ci siamo dedicati alla, come dire, alla partenza o alla ripartenza delle nostre attività che da oggi in poi faremo insieme e quindi rappresenteremo nelle commissioni tecniche le persone nostre e dei due ex gruppi, diciamo così. E quindi c'è in atto tutta un'attività con la compagnia che è, come dire, anche molto stringente, perché di fatto siamo impegnatissimi nei rapporti con questa compagnia, andare a discutere, come dire, e cercare di imporre anche la nostra visione sugli aspetti tecnici, sulle procedure, sui rapporti, eccetera. Quindi è un'articolazione complessa che facevamo prima, ma che adesso la facciamo con l'unità delle nostre forze, insomma, quindi
Paolo, relazioni industriali, ma non solo, cioè sul piano dell'autonomia imprenditoriale e professionale, sul piano dell'indipendenza, cosa avete fatto fino ad ora, ma cosa farete soprattutto nel futuro? Allora, noi abbiamo un'idea agenzia centrica, nel senso che mettiamo come al centro di tutto l'agenzia e il modello di agenzia che pertanto andrà sviluppato. Abbiamo avuto modo anche con la mandante di vedere che loro hanno un'idea di modelli diversi tipo Area 51. Noi crediamo che invece dobbiamo valorizzare il modello tradizionale e lo facciamo sfruttando quelle che sono le opportunità del momento, che è la tecnologia e l'opportunità delle collaborazioni orizzontali di cui il sindacato ha fatto un lavoro straordinario e l'opportunità comunque di cogliere tutte quelle che sono le occasioni che il mercato presenta per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Quindi dove non riusciamo con la nostra mandante di riferimento per tutta una serie di motivi legittimi da parte della compagnia stessa, per politiche di distribuzione, per difficoltà normative, per orientamenti di mercati a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, noi lo faremo al di fuori. Per farlo al di fuori però è necessario che ci sia della competenza, della conoscenza, della formazione, degli strumenti informatici, delle società anche disponibili a supportare gli agenti. Bene, questo nuovo gruppo avrà una capacità anche di spesa che verrà orientata e indirizzata per agevolare questo compito a favore di tutti i nostri associati. In qualche modo diciamo che il 100% del risultato sul cliente lo otterremo a seconda della sensibilità della singola agenzia o attraverso un'unica mandante o attraverso dei modelli variabili, purché il vero patrimonio dell'agenzia venga tutelato, cioè il cliente. In questo modello, diciamo, di agenzia come dire, orientata verso il mercato, che ruolo svolge il GA? Il ruolo che svolge il GA sarà quello, diciamo, di tutor, perché in ambito di tecnologia abbiamo realizzato numerose piattaforme informatiche in dotazione gratuiti per gli associati, una di queste, diciamo, che gestisce tutta la parte precontrattuale, quindi agevola e riduce i costi per la gestione di un adempimento burocratico che diversamente se no sarebbe gravoso. Abbiamo una parte che è dedicata agli obblighi espositivi, dove abbiamo realizzato, diciamo, un progetto che si chiama Totem, e all'interno di questo Totem gira tutta la documentazione informativa e precontrattuale da mettere nella disponibilità della clientela. Parte della stessa viene addirittura gestita direttamente dalla segreteria, agevolando il compito dell'agente stesso. Abbiamo della formazione orientata a, come dire, cogliere le opportunità del mercato. Sappiamo che gli agenti possono fare consulenza remunerata. Quali sono i driver per fare bene questa attività e non incorrere, come dire, in un'attività sbagliata, lo faremo attraverso dei formatori, attraverso dei consulenti che spiegheranno bene qual è il passaggio della consulenza. Noi crediamo che in questo mercato l'unica arma che abbiamo contro tutti i competitor digitali, aggregatori piuttosto che broker massimalisti, sia quella della competenza professionale, sia quella dell'ascolto e sia quella della consulenza, cioè la capacità, l'identità e la voglia e la soddisfazione di riconoscersi finalmente in un ruolo fondamentale di solver, cioè di risoluzione di quelle che sono le aspettative dei clienti. Il problema è che a volte non ci crediamo nemmeno noi, quindi come gruppo il nostro stimolo sarà quello di una crescita e di un'identità culturale dei nostri associati. Presa di coscienza. Dario, come sono i rapporti con il secondo soggetto, prima era il terzo, a questo punto il secondo, cioè con la AAA? Quali sono i punti di convergenza ed eventualmente quelli di invece distanza? Beh, in realtà, diciamo così, c'è un rapporto di buon vicinato, ma non riusciamo ad essere, come dire, attrattivi per loro e forse loro non sono attrattivi per noi. Abbiamo provenienze diverse, abbiamo sensibilità diverse e abbiamo anche finalità diverse, pertanto
in un mercato normale noi non ci sono ostilità, ma al momento non vediamo neanche integrazioni o possibili o vicine nel tempo. Dobbiamo probabilmente maturare insieme e vedere se e quando ci saranno queste condizioni, che al momento non ci sono. Ne prendo atto, mi dispiace, perché è evidente che l'aggregazione, soprattutto all'interno di uno stesso gruppo aziendale, costituisce motivo di grande rafforzamento nel rapporto con la mandante. Paolo, vogliamo aggiungere qualcosa? Tu hai appena accennato al progetto 51 di Allianz, che invece sta molto a cuore al mercato. Sì, diciamo che a noi piace molto parlare di più di qualcosa che è al di fuori del 51. Sul 51 oramai si è detto e fatto quasi tutto e si ritornerà, però è una decisione della nostra compagnia. Noi vogliamo ragionare e cogliere le opportunità al di fuori del 51, cioè noi abbiamo anche intavolato e richiesto alla compagnia che esistono altri modelli organizzativi fra le agenzie, che non necessariamente sono quelle di aggregazioni nello stesso territorio, perché ieri l'amministratore delegato ha parlato di chimica. La verità è che tutto funziona se c'è chimica fra gli agenti, ma non è detto che la chimica debba essere tra agenti dello stesso territorio, può avvenire anche tra agenti di territori diversi. Il Covid e la tecnologia che ne è derivata ha dimostrato che esiste la distanza. Perché io e Dario non potremmo fare un'unica agenzia con due punti vendita, uno in Toscana e uno in Emilia Romagna, quando abbiamo lo stesso razionale e la stessa idea di consulenza? Beh, noi riteniamo che Area 51 sia una scelta di campo decisa dove c'è una proprietà che è la compagnia. Noi come gruppo agente invece abbiamo ricevuto un input dalla nostra base che ci ha chiesto esplicitamente di rappresentare gli agenti tradizionali, cioè quelli che sono indipendenti e che svolgono la loro attività. Quindi è palese che non possiamo in qualche modo andare a rappresentare l'agenzia di Area 51, dove la maggioranza del capitale è in mano a quella che spesso e volentieri diventa l'oggetto delle nostre... Sì, controparte forse magari non è il termine corretto, perché io in realtà la compagnia non la vedo una controparte. Io la vorrei vedere una partner su determinati obiettivi, ma è chiaro che c'è una confusione di ruoli. Cioè, come facciamo a rappresentare il 49%? Io e Dario vogliamo rappresentare il 100% degli agenti, non vogliamo rappresentare il 49%. Per questo il modello e gli iscritti di Area 51 non possono trovare una casa all'interno del nostro gruppo agenti. E questo è anche uno dei punti che evidentemente, prima hai domandato quali sono i rapporti con AAA, ci differenzia. La loro posizione a noi non è così chiara. Nelle enunciazioni di principio lo è, nei fatti non è. Noi abbiamo deciso, perché ci è stato chiesto e perché ci crediamo, di mettere per la prima volta all'interno di un gruppo un'identità. Ci è stata chiesta un'identità. Prima abbiamo parlato di consulenza, abbiamo parlato di tantissime cose. Per noi un elemento fondamentale dell'identità è quella di essere, tra virgolette, passatemi il termine, indipendenti. Quindi faremo molta difficoltà a rappresentare degli associati che hanno una proprietà all'impresa. Vuoi che la compagnia consenta a questi suoi soci di minoranza di iscriversi al gruppo? Oggi sembra che è così, perché oggi qualche socio lo abbiamo anche noi. Io credo che ci voglia coerenza, onestà e lealtà in tutti. Cioè, non possiamo tenere degli associati semplicemente per le quote. Rappresentare è una responsabilità importante. Non è un qualcosa che si fa così. È inutile che ci prendiamo in giro. Cioè, quando noi ci troviamo a collocare un prodotto, se siamo consapevoli di non avere il miglior prodotto, come possiamo non collocare il prodotto Allianz, essendo, come dire, agli stretti controlli di un titolare effettivo che è Allianz? Cioè, c'è una serie di domande che o le affrontiamo, ma le affrontiamo in maniera sincera, non con dei retropensieri. Assolutamente, ma anche nell'interesse di tutti. Cioè, quel modello la compagnia l'ha valutato, l'ha messo in atto, è un modello che ha le sue caratteristiche, ma che noi facciamo difficoltà a riconoscerci. Certo. Dario, un'ultima domanda che non poteva essere che rivolta a te, in quanto presidente del comitato dei GA. Qual è il rapporto e quali sono i punti di convergenza tra il GA e lo SNA?
Diciamo che i punti di convergenza sono quasi tutti. Anzi, non me ne viene in mente uno che sia in contrapposizione con lo SNA. Noi siamo, ma da questo punto di vista la pensiamo insieme, i miei e i loro, quelli del MAGAP. E quindi è stato anche un facilitatore in questo momento il percorso che abbiamo fatto, proprio l'identica visione di essere funzionali alla politica sindacale dello SNA. E quindi su questo non c'è, ma non abbiamo neanche avuto sentore dalla base, non è mai emerso questo tipo di tentativo di sviare da questa strada. Quindi questo, coerentemente con i nostri principi, andremo avanti nella linea sindacale di SNA. Senza dubbio. E anche forse fornendo il vostro contributo? Assolutamente sì, anzi saremo anche in grado, organizzati meglio, di dare anche qualche contributo, qualche idea anche costruttiva per poter diventare anche operativi all'interno di questa cosa. Ha parlato a lungo dei modelli di sviluppo e di organizzazione, direi che questo è un problema che investe tutta la categoria, quindi il vostro contributo qui potrebbe essere davvero importante. Noi pensiamo di sì, voglio dire, siamo all'inizio, però l'obiettivo è questo in effetti. Non abbiamo presunzione, non siamo così presuntuosi da pensare di proporre i nostri modelli, per l'amor di Dio, ma contribuire, collaborare insieme per questi obiettivi. Grazie Paolo e grazie Dario, avete dato un contributo importante alla comprensione del vostro progetto, che ormai è diventato una realtà. Complimenti per la scelta che avete fatto, sicuramente condivisibile, perché l'unità è forza e quindi si giustifica da sola. Grazie della vostra franchezza e buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie a voi.